Oggi siamo qui con il professor Federico Pacchioni di Chapman University in California, qui a Taormina per uno study abroad program. E vorrei cominciare col chiedere al professor Pacchioni cosa insegna a Chapman University. Sì, a Chapman University insegno corsi di lingua e cultura italiana a vari livelli. Insegno dei corsi anche interdisciplinari con il University Honors Program e con la scuola di Media e Film Studies dell'università. Cosa ti ha spinto a organizzare un Faculty Led Program qui a Taormina e che cosa hanno Taormina e la Sicilia da offrire ai tuoi studenti? Ma penso che stia diventando sempre più chiaro agli italianisti che lavorano all'estero di come l'Italia sia un laboratorio per comprendere delle dinamiche che sono estremamente rilevanti a livello internazionale, dinamiche come le migrazioni, il rapporto tra privato e pubblico, il rapporto tra passato e presente, l'antichità e la modernità, tutte tematiche estremamente importanti a livello globale. E la Sicilia in particolare permette di osservare questi fenomeni e queste dinamiche in modo più accentuato. Quindi diventa un laboratorio con un enorme potenziale intellettuale e accademico, se viene gestito e coordinato nel modo giusto, come può succedere e succede lavorando con il Centro Babilonia. Taormina in particolare è un luogo molto molto ricco di spunti. La città in sé in certi periodi dell'anno è estremamente vitale. Nel giro di una giornata si può passare con pochi passi da una conferenza di un regista importante a un'opera nel teatro antico, a una manifestazione letteraria. Una vitalità, una ricchezza culturale che è spesso quasi travolgente. Poi la ricchezza dell'esperienza che si può avere a Taormina, culturalmente ma anche esteticamente, no? è del tutto unica. No? Infatti la storia culturale di Taormina è tale che permette anche una riflessione sul ruolo che l'Italia ha nella mente degli stranieri. No? E per questo diventa anche un luogo per capire le dinamiche del turismo, della rappresentazione dell'Italia nell'immaginario internazionale. E poi naturalmente c'è la costa Etnea, un luogo così ricco di storie, di miti, di fenomeni naturalistici unici al mondo. E quindi Catania, Siracusa, le isole Eolie, Ragusa, Modica e naturalmente l'Etna, che è il vulcano attivo più grande d'Europa. E tutta la zona che circonda il vulcano, che è estremamente ricca di tradizioni e di attrazioni naturalistiche molto affascinanti. Ecco. Quindi queste sono alcune delle ragioni per cui porto gli studenti qui e per cui voglio continuare a sviluppare questo programma. Qual è il filo conduttore del programma che organizzi qua con i tuoi studenti e per i tuoi studenti? Bene, è un programma molto complesso, ha molte sfaccettature. In linea di massima ci sono tre caratteristiche, devo dire, l'immersione linguistica, quindi gli studenti che vivono con famiglie in città e hanno pasti insieme a loro, e anche i corsi intensivi di lingua con il Centro Babilonio. Poi c'è l'elemento dell'introduzione alla storia culturale e all'arte anche e le caratteristiche naturalistiche della Sicilia, quindi una serie di escursioni in questo senso. E, infine un terzo elemento che caratterizza questo programma è un elemento tematico, un filo tematico. Ecco, questo è un filo che cambia di anno in anno. Quest'anno il tema centrale è stato quello del turismo, appunto.
quindi con una serie di incontri con specialisti, incontri tutti favoriti sempre dalla coordinazione e dal sostegno curricolare del Centro Babilonia. Con quale esperienza, non solo accademica, ma culturale ed umana, direi, i tuoi studenti tornano a casa dopo uno study abroad program? Non è facile rispondere a una domanda di questo genere perché sicuramente i progressi sul piano linguistico sono significativi e evidenti al ritorno. Più difficile però è osservare quali percorsi di crescita i singoli studenti attraversano. Prima di tutto perché è un tipo di crescita che si declina in modo differente individuo da individuo. Tuttavia posso dire con certezza che la ricchezza e la complessità e la completezza del programma che si può creare a Taormina con il sostegno del Centro Babilonia è tale che permette a ogni individuo, a ogni studente di entrare in un rapporto dialogico e in un percorso di crescita intellettuale, accademico e personale. L'interazione con la comunità locale, con le famiglie, gli studenti sono ospiti presso famiglie taorminesi. Questo elemento, una città come Taormina, ambivalente come Taormina, come dicevi tu, viene favorito. Qual è la tua esperienza in questo senso? Questo è un punto importante, che richiede anche affrontare la natura dello sviluppo culturale del paese e il suo rapporto con gli stranieri. È quindi importante, creare un programma che sia sofisticato, che sappia, porsi, domande difficili, per poter, trovare anche nuove possibilità di rapporto con la comunità. Sicuramente il rapporto con le famiglie è intenso e funziona nel modo migliore, ecco. Si possono anche aprire una varietà di esperienze e opportunità all'interno di Taormina, per esempio con la creazione di vari laboratori dove gli studenti entrano in contatto con artigiani o artisti del luogo e imparano a conoscere le loro tradizioni in modo anche in un rapporto anche personale. Questo a volte succede spontaneamente, ho notato tra gli studenti e alcuni artisti o artigiani di Taormina, però si può anche sviluppare in modo sistematico all'interno di un programma. Federico, attraverso te ringrazio Chapman University tutta per questo onore che ci fate nell'essere qua con noi, a te personalmente per tutto il tempo, l'energia, la passione che dedichi durante l'anno, perché arrivare a queste 3 settimane richiede un lavoro di un anno di Sì, preparazione con gli certo. studenti e quindi grazie infinite. Sono io, sono grato a te, Alessandro. A presto Federico.